Si tratta di avere una visione, una politica d'insieme per la montagna, perché altrimenti disperdiamo questi contributi, magari realizziamo chi compra il pulmino, chi fa la piccola strada che non porta da nessuna parte, ma non riusciamo ad avere una visione di sistema. La digitalizzazione è uno dei temi, per esempio, che può dare un servizio importante alla montagna, perché avvicina i servizi, consente alle popolazioni di continuare a risiedere, tenuto conto che uno dei mali che attanaglia la montagna e la collina è questo inverno demografico, che nel combinato disposto, nascite e morti, si vanno progressivamente spopolando e senilizzando. Quindi una politica di sistema che guarda ai servizi di qualità che consentono alle popolazioni di continuare a risiedere. All'assessore poniamo un quesito: perché la Sicilia ancora non ha legiferato sulla montagna e perché non ha recepito la legge sulla montagna? Eppure la legge sulla montagna è datata 94, la 97 del 94, e siamo alla rivisitazione di questa legge a livello nazionale, mentre la regione siciliana non ha mai legiferato in questa direzione, e questo non va bene perché manca quel piglio riformatore che consentirebbe di mettere in piedi azioni, appunto, che consentono alla montagna e alla collina di sopravvivere.